lascia Novara o scende dai dolci declivi delle colline, si accorge subito che il paesaggio si arricchisce di un nuovo elemento. Le risaie, una geometria astratta di porzioni di terra, che in primavera vengono inondate e riflettono l'azzurro del cielo, regalando al visitatore un'immagine incantevole. La pianura si trasforma in un affascinante mare a quadretti, come viene con affetto chiamato dai novaresi. Filari ordinati di pioppi, cascinali e poderi suddividono la sterminata piana da Novara a Vercelli, votata alla risicoltura da oltre mezzo millennio. La terra d'acque, la terra di risaie, come la descrive lo scrittore Vassalli, è come l'hanno modellata gli uomini in secoli di lavoro. È un territorio tra i più modificati. La cultura del riso, introdotta alla fine del XV secolo, trovò nella pianura novarese, ricca di acqua per irrigare, condizioni assai favorevoli e si diffuse con rapidità, nonostante le forti opposizioni della burocrazia sforzesca e spagnola, che imputavano alle acque stagnanti l'aggravarsi della malaria. Il lavoro di canalizzazione bonifica proseguì e nel 1886 la costruzione del canale Cavour consentì di ampliare ulteriormente la superficie coltivata a riso. Prima dell'introduzione delle macchine agricole e dei diserbanti, il lavoro nei campi occupava una manodopera stagionale di migliaia di mondine che affluivano da altre zone d'Italia. Il lavoro, durissimo e sottopagato, scandito dai canti delle donne in risaia, consisteva nella monda e nel trapianto delle pianticelle. Molte sono le testimonianze di quel periodo. Poeti, scrittori e registi hanno raccontato il lavoro e le lotte delle mitiche mondine. L'opera cinematografica che rese famosa al mondo tale epopea fu Riso Amaro, girato nel Vercellese nel 1949 da Giuseppe De Santis e interpretato da una splendida Silvana Mangano. Oggi la cultura del riso si è modernizzata e permane la più importante della produzione agricola nell'area novarese, dove il clima e la natura hanno selezionato nei secoli varietà di riso storiche come Carnaroli, Arborio, Baldo, Balilla, Sant'Andrea, Vialone Nano, ai quali si sono aggiunte le varietà Ribe, Roma, Ariete, Selenio, Gladio e di recente Riso Nero Venere. Il riso, per dimensione e resistenza alla cottura, viene classificato in comune, semifino, fino e superfino. I risi superfini hanno chicchi grossi e lunghi di grande tenuta alla cottura. Vi rientrano pregiati risi come l'arborio e il roma, indicati per risotti mantecati. Il baldo e il carnaroli sono perfetti per la paniscia novarese. Il Sant'Andrea è un riso fino, dal chicco più affusolato, indicato per risottini freschi alle erbe di stagione o per minestre leggere. Il Ribe e l'Ariete sono risi fini a struttura vitrea. Rilasciano poco amido e sono particolarmente indicati per le insalate, il pilaf e le verdure ripiene. Il Vialone Nano è un riso semifino dai chicchi piccoli e tondeggianti, che tiene la cottura e assorbe molto bene i condimenti. Per le minestre, i timballi e le torte di riso è indicato il comune Balilla, detto anche originario, cioè uno dei primi coltivato in Italia e fino agli anni 40-50 quasi l'unico.